Tanti auguri a te, tanti auguri a te, Carola. tanti auguri Alice, tanti auguri a te. Vai, esprimi il desiderio, yeah! Brava, Puri! Frutta. Indovinate dove andiamo così sportivi? Anche io super sportiva. Stiamo andando a festeggiare il compleanno di Lilli. Oggi è il compleanno di Alice e quindi la porteremo in un posto speciale solo noi tre. Allora, dove andiamo, dirlo tu? A zero gravity, alla Romanina. Ci divertiremo molto sui tappetoni, non ci siamo mai stati. Senti, oggi hai festeggiato stamattina con i tuoi compagni? Sì, si è portato le pizzine Ha portato le e tutti. Tutti pizzette. si sono presi quella con gli useri. E tu? Non lì. Allora, erano finite quelle con l'olive e con Ah. il wurstel e quindi purtroppo mi sono presa quella bianca. Vabbè, tu? Quella bianca pure? No, io quella con l'olive perché era buonissima. Vabbè, la priorità era per te però. Prima la festeggiata, eh. Infatti la maestra è passata prima. A te? No, alla prima fila. Capito. In genere si passa prima la festeggiata. Eccoci, siamo arrivati. Bisogna praticamente entrare dentro il centro commerciale Domus e cercare ingresso. Sei contenta? Anzi, dovete seguire le frecce. E siamo arrivati. Adesso compiliamo i moduli, quello è scarico di responsabilità Sì, sicuro. faccio io. Calzini, armadietto. Allora, questa è la zona playground. Jerry, tu non puoi. Jerry, ma tu non puoi. Questa è la zona dei 4-12 anni. Che fai? Sì. Non ti fa sgridare, per favore, subito. È davvero sì? Questa è tutta zona per i bimbi, poi c'è tutta quella parte. No, questo è bellissimo, questo è un gioco in due. Si sfidano, devono toccare le pulsantiere. Brava Ali, vai! C'è il punteggio, eh! Ali 15, papà 0. C'è la rimonta, dai! Secondo voi chi vince? Allora, papà ne ha fatti 105 in 8 secondi, 112, 121, e invece mamma 63. Papà non ce la fa. A 96, 98, 99, 100! Che brava mamma. Questo posto è stupendo! Salame. Attenzione, vi avviso il destro, grazie. Quello è carbone. Mai sottovalutare Giulia. No! Vai! Grazie!
Ah! Lo devi fare! Quasi! Salame! Cioè, guardate che brame, sono pure portata la merendina! Allora, siamo usciti, ma abbiamo fatto danni. Siamo passati da Saturn e abbiamo fatto un po' di shopping. Aspetta che stacco il dito. Sì, e abbiamo fatto un po' di shopping e che adesso vi farò vedere. È stupendo. Comunque Saturn è veramente fantastico. Quando sta sotto saldi, comunque in genere c'erano un sacco di roba in offerta, c'ha delle cose per la casa stupende. Ah, peraltro è uscita, non so da quanto è uscita, questa linea romana con tutte queste frasi molto ironica e divertente, quindi abbiamo preso qualche cosina di questa linea tutta ironico romana. Niente, adesso andiamo a casa e che c'è Perlina con nonna da stamattina che mi sta tenendo Perla perché stamattina appunto siamo andati al lavoro e poi siamo venuti qui, quindi andiamo. Ciao amore, mi sei mancata. Faccia d'angelo. Ti sei mangiata una polpetta? Sì. Col sugo? Sì. Ma chi te l'ha data? Mamma. Mamma mia, quanto sei bella. Sembra vero che sei un angioletto. Che hai fatto con la nonna oggi? Ho fatto vedere i dati e poi vediamo un po' di video. SpongeBob, poi che hai giocato con le marionette? Sì. Col pongo? Poi sei andata al parco. Come al parco? Eh sì, stamattina. Sei andata? Sì, sei andata al parco. Ma quale? Il parco vicino casa. Perché? Ma come perché? Ma sei proprio una puzzona. Madonna, ma sei tutta... Ma sei sporca. Sì. Ma la tribù dei piedi neri proprio. Ora mi devi lavare. Eh sì, ti devi fare la... Do... Da. Però prima dobbiamo mangiare la pasta con le polpette. Bella. Bella. Buona. Bella. Buona. Mm. Mm. Allora, video velocissimo degli acquisti di Saturn. Allora, questo qui che mi serve per la cucina, perché comunque ho questo qui ed è schifosissimo. E invece questo ci sta benissimo. Pagato tipo 3 euro. Questi bicchieri bellissimi con tutte delle frasi tipo le regole della tavola, mangia con gusto e magari chiedi il bis, e tieni il telefono in tasca e parla con chi ha di fronte, insomma vedi il bicchiere sempre mezzo pieno, mi sono piaciute moltissimo, poi abbiamo pagato 4 euro, quindi sono da 6, ne ho presi 12. Poi questa foglia che stava in offerta al 72%, cadevi la teste? Sì. Di Villa d'Este c'è un sacco di cose, di piatti, cose. Infatti Jerry ha ritirato giù i piatti di Villa d'Este che avevamo nella vecchia casa. E questa è una svuota tasche che metterò in salone. Poi questo, i ferri del mestiere. Questa è quella linea che vi dicevo, molto carina, tutta romana. E questo abbiamo pagato un pochino di più, 25 euro. Però c'era tutta questa roba che si abbina benissimo alla cucina. E quindi insomma l'abbiamo presi, così l'avevo pure, c'avevo tutti i mestoli vecchi di ferro, l'avevo tutto questo. Poi mi serviva assolutamente un, infatti vedete che lo appoggio qua, finalmente adesso ce l'ho, lo metto qui, quindi questo via lo buttiamo a posto di questo, guardate che carino ci sta. E assaggio ligio controllo di una pietanza che si ripete ad oltranza, troppo carino, mi è piaciuto molto. E come ultima cosa, questa vedi la linea SPQR, molto carino, sempre appunto stireno umano, che te frega, lavatene le mani e tira a campà, quindi ci è piaciuto molto e lo metto in bagno, però questo perché
mi serviva una cosa carina, tanto la saponetta non la usiamo, però mi serve un'altra cosa così per dentifricio e spazzolino. Diciamo che questa era la linea per la cucina. E questo pure ho pagato tipo 7 euro, 8 euro, una cosa del genere. Quindi sono molto molto contenta di questi acquistini. Qui bollono le polpette, l'avevo preparate già ieri sera perché sapevo che oggi avrei fatto tardissimo. Ho messo la pasta, Alice me l'ha chiesta perché gli piacciono molto e quindi stasera polpettone. Amore, ho fatto vedere le cose quindi puoi sistemarle. Ah, sei contento? Okay. Dicevo, sbrigati a far video, eh? Wow, che bella tavola! Che fame, che carini! Perla! Buon appetito, c'è la partita. Oggi è veramente tardi, ragazzi. Auguri, amore, auguri. Ma lo sai che oggi è il compleanno di Lilli? Gliele hai fatti gli auguri? Gliele hai fatti? Non gliele hai fatti. Ma lo sai che ha spento pure le candeline? Oh, e tu stai facendo le ninne. Vabbè, amore, ma sabato tanto vedi che festeggiamo bene. Buon appetito. Lava, 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 lava i dentini. Ebbene sì, ragazzi, sono ritornati i grembiulini a scacchi. Eh già, Alice, 10 anni. Domani la piccola Perla inizia la materna. Raga, ma sto tempo così. Lo so, ma voi lo sapete bene perché mi scrivete sempre, mamma mia Alice com'è cresciuta, mamma mia sembra ieri che facevi il video che eri incinta, sembra ieri raga, sembra ieri, invece sono passati 10 anni e dal parto di Perla 3 anni, cioè bah, questo tempo veramente scorre velocemente, queste sono parole dette e ridette da... Senti Perla, ci dici qualche cosa per domani? Sei emozionata? Sei... Com'è? Domani dove vai intanto? Lo sai... No, levati però l'elastico. Lo sai che sono andata da Chiara? E ho fatto una niente con l'uovo e mischiata? Sono contenti? Sono contenti che tu sei andata al lago con zia Chiara, ma domani è un giorno importante. Sì. Dobbiamo andare a dormire, ci dobbiamo riposare. Perché? Perché domani andiamo alla scuola, finalmente, era ora. Sei emozionata? Sei contenta? Come ti senti? Bene, un po' bene. Un po' bene? Sì. Domani devi mettere il grembiule. Senti, e devi fare brava con i bimbi, devi condividere i giochi, eh? Sì. Non devi litigare. No, ma bene. La tua maestra nuova si chiama Ivana, lo sai? Sì, va bene, amore. Sì, io ti amo. Io ti farò la brava. Sì, con questo viso. Ecco, appunto. Vabbè, salutati. Ciao, ragazzi. Io adesso devo proprio andare. Dillo un po'. Io adesso devo proprio andare. Sì, farò proprio la brava. Povere maestre, non sapete cosa vi aspetta.